Ciao ragazzi, oggi parleremo del meal prep. Molti di voi mi chiedono che cos'è il meal prep che io ho inserito nel mio libro Ricette in Equilibrio. In realtà non è altro che un modo di programmare e organizzare i pasti in maniera precisa per la settimana lavorativa. Quindi solitamente se noi partiamo con una colazione e durante la giornata lavorativa poi ritorniamo a casa, i due pasti che noi possiamo fare a casa, quindi colazione e cena, li programmeremo ma eventualmente li consumiamo a casa. Diversamente gli spuntini e il pranzo sarà meglio programmarli, deciderli anche in relazione al mio metodo, l'indice di equilibrio, ma nella settimana antecedente, cioè il venerdì o il sabato, solitamente io, come vedete, inizio a preparare delle cose per portarmene nella settimana successiva, in questo caso, nel mio caso, in ambulatorio, nelle mie giornate frenetiche lavorative. La tecnica del meal prep prevede il fatto che vengano utilizzati dei contenitori ermetici che possono conservare gli alimenti in buono stato per un periodo che può andare dal giorno fino a 3-4 giorni, ma anche a 5 giorni, a seconda di che cosa utilizziamo. Quindi ricordiamoci che in alimentazione noi abbiamo carboidrati, proteine e grassi. I carboidrati possono essere di differente tipo, quindi noi di solito li dividiamo in carboidrati ad alto carico glicemico, come i jolly che ci piacciono e devono essere inseriti in base al nostro stile di vita. E poi abbiamo i carboidrati a basso carico glicemico, come frutta e verdura, che si possono conservare in maniera abbastanza agevole e sono alla base della nostra alimentazione. Quindi nel meal prep, come ho citato nel libro, in realtà noi possiamo conservare i grassi, possiamo conservare le proteine di origine vegetale ma anche di origine animale a seconda dei pasti che programmiamo. Poi certamente anche, per chi se lo può permettere, una quota di cereali oppure, perché no, di cereali sotto forma di pane che magari si conserva in maniera più agevole. Ma ricordatevi che alla base di una buona alimentazione, di una sana alimentazione e alla base del mio metodo, come scritto anche in tutti e due i miei libri, c'è la preparazione delle verdure. Io in questo caso sto preparando tutte le verdure oggi, che è venerdì, e le preparo per la settimana successiva lavorativa. Questo è molto importante. Ora vi faccio vedere qualcosa. Come vi ho già spiegato, incominciate la programmazione della settimana dall'alimento base, ovvero le verdure. In questo momento io sto preparando un po' di verdure. Partite, solitamente io parto da tre tipologie di verdure per programmarmi la settimana. In questo periodo stagionale utilizzo molto anche le verdure cotte, poi farò anche una piccola parte di verdure crude. In questo momento io ho preparato degli spago zucchina, dei pomodori cotti tutti al forno, poi ho preparato una teglia di melanzane, un po' di porro cotto tranquillamente in padella e poi ho preparato un pochettino di peperoni. Il tutto appunto può essere conservato all'interno dei contenitori specifici e abbiamo una buona varietà. Io di solito parto appunto da tre tipologie di verdure. Oggi però in realtà, per realizzare questo video per voi, ne ho preparate un po' di più e poi preparerò una parte di verdure crude, ma sono alla base della nostra alimentazione e saranno alla base della programmazione della settimana del meal prep. Come avete visto, io ho preparato verdure di ogni genere per farvi vedere che è possibile anche variare molto le tipologie di verdure della stagione, ma però oggi anche le stagionalità onestamente un po' è difficile riconoscerle per via del fatto che abbiamo sempre tutto a disposizione. Dall'altra parte una cosa importante è che voi potete sfruttare anche sformati, ma anche ricette del mio libro, sformati di verdura, torte di vario genere. La cosa importante è che bilanciate i macronutrienti come vi ho insegnato. Altra idea ottima è cercare di fare un grande passato di verdura, quindi escludendo magari i legumi o perché no la patata, e conservarla pronta per l'utilizzo, già porzionata in monodosi. Quindi le verdure possono essere stoccate e conservate in vario modo, come vi ho indicato nel mio libro. Se ti è piaciuto questo video, condividilo con i tuoi amici e seguimi su tutti i miei canali. Ciao e al prossimo video.